Tu, Stefano, esattamente in qualità di... Allora, io sono tecnico federale di pugilato e prima ancora sono insegnante di educazione fisica, preparatore atletico e in questo senso collaboro poi con l'amico Vilardo in palestra. Pugni non ne hai mai fatti? Io vengo dalle arti marziali in realtà, quindi da giovanissimo ho cominciato a fare karate, poi le ho esplorate un po' tutte fino ad arrivare a kickboxing e muay thai e poi dopo per aiutare l'amico Vilardo che aveva aperto la palestra mi sono dedicato anche al pugilato, ho fatto tutti i corsi della federazione e quindi adesso insegno anche in qualità di tecnico. Bene Stefano, allora, oggi sarai all'angolo anche tu? Sì, beh, assisterò, proverò ad assistere, a vedere se anche qualcuno dei nostri riuscirà a salire, e se ci sarà il tempo, chiaramente. Sono sempre manifestazioni belle comunque da guardare, perché quando si allenano dei professionisti Si è sempre uno impara, spettacolo e si impara c'è da sempre, ah, imparare. certo. E con Vito, il tuo rapporto con Vito? Un rapporto splendido, siamo amiconi, lui è il mio mentore, il mio primo maestro di pugilato, diciamo, e niente, c'è una bellissima collaborazione. Vuoi aggiungere qualcosa, Stefano? Niente, è molto bello questo che è stato organizzato oggi perché fa comodo anche al pugilato far conoscere alla gente comune, agli sportivi comuni, cosa vuol dire oggi fare il pugilato. E oggi qua veramente abbiamo i nomi più belli dell'Emilia-Romagna in questo momento. Bene, allora e con queste bellissime parole chiudiamo qui l'intervista a Stefano. Stefano, vuoi salutare gli amici? Salutiamo tutti i pugili e tutti coloro che si occupano di sport da combattimento in Emilia. Bene, ti ringrazio Stefano e niente, a dopo sul ring. Ciao Stefano, ciao ciao.